Una notte di paura in via Diaz a Baiano, dove all'alba, intorno alle 4 di questa mattina, le fiamme hanno avvolto una Panda e una Peugeot 306. I due veicoli sono stati distrutti dall'incendio. Il fuoco ha lambito pericolosamente l'edificio dove risiede la famiglia del proprietario della Peugeot. Le persone all'interno dell'abitazione a piano terra, poco distante dal rogo, quando è divampato l'incendio, stavano dormendo. Svegliati dal crepitio delle fiamme, i condomini, temendo il peggio, sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dalla finestra sul lato posteriore dello stabile. Solo per miracolo e per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è evitata la tragedia e qualcuno dei residenti, ancora in preda allo shock, si è rivolto con una preghiera a Santo Stefano, il patrono del paese, a cui effigie era esposta proprio all'ingresso del palazzo messo a rischio dal rogo. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono la matrice dolosa. Dai primi accertamenti il fuoco si sarebbe propagato dalla Panda, di proprietà di un pensionato che abita nella zona. Antonio, che abbiamo intervistato, è invece il proprietario della Peugeot e risiede con la famiglia nello stabile, giunto all'ingresso dalle fiamme. Io mi sono svegliato e ho visto solo fiamme e basta. Sì, la mia macchina stava parcheggiata qua. Verso che ore? Le 4. Un po' prima delle 4. Lei che lavoro fa? No, io sono disoccupato, quindi non ho lavoro. E ci siamo svegliati con le fiamme, questo è accaduto. È stata paura, tensione. Ah, certo, mia mamma e le bambine, però fortunatamente è andato tutto, siamo tutti bene. Poteva andare peggio perché se incendiava la casa, sì. L'altra macchina di un metano ancora, meno male che non è successo niente. Riesci a darsi una spiegazione di quello che è successo? No, non lo so. Ripeto, io dormivo, quindi non so niente. Ci siamo svegliati, impauriti dal panico. La prima cosa, ho messo a riparo la famiglia, poi per il resto questo è quanto.